posso mettere, è Elisa, una bella cravattina marrone intonita. Innanzitutto buonasera, sono contento che siate così riuniti tanti ad assistere a questo spettacolo veramente fantastico, che è la Foscolissima, gli alunni della scuola Lo Foscolo. Spero e ci tengo particolarmente che vi divertiate. Inoltre tengo a precisare che questo quest'anno la Foscolissima non è il solito saggio, bensì nell'interno del saggio ci sarà una competizione tra studenti. Allora, questi concorrenti seguiranno brani musicali e non. Per la maggior parte i partecipanti sono cantanti, ballerini, strumentisti e cavalettisti. Durante la serata avremo alcune classi che ci delizieranno allora alcune esecuzioni canore e strumentali. Ora passiamo a presentarvi i 20 finalisti. I concorrenti del concorso non possono eseguire la loro attività individualmente o assieme con altri alunni. Ora vi faremo conoscere i partecipanti. Thank you.
Carla del Mario e Diana. Diana regala a Carlo per il suo compleanno una magnifica sorpresa. Sport, la partita Covid-Camerieri è stata sospesa a causa di un fallo intenzionale. Come avete sentito dalla prima notizia, un videoamatore di nome Michele Cimano ha ripreso la fuga dal supercarcere di Picciotti di Totò Robina. Passiamo la parola al nostro inviato Ciro. Ciro, sei in onda? Scusate il piccolo problema audio. Ciro, ripeto, sei in onda? Sì, modestamente sono in onda con il nostro caro Michele Cimano, a cui chiederò come ha fatto a filmare Totò Robina che valeva dal carcere. Stavo passeggiando tranquillamente con in mano la mia telecamera quando improvvisamente sento suonare le sirene del carcere. Allora io cosa faccio? Cosa va? Mi metto a filmare tutto, no? Vediamo il filmato. Come avete sentito dalla seconda notizia, Diana regala a Carlo una magnifica sorpresa. Secondo voi cosa è? Una nuova corona? Una giacca? No, niente di tutto questo. Solo una scatola di corne di formato famiglia. Ma c'era da aspettarselo da Diana, non è vero? Io dico di sì. Come avete sentito dalla terza e ultima notizia di oggi, la partita Cuochi Camerieri è stata sospesa a causa di un fallo intenzionale commesso da Gianluca Sancinciotto della squadra dei Cuochi su Giancarlo guardando il menù. Ma vediamo il filmato alla mia. Thank you.
prime della sezione. Thank you.
dalle stelle. Tu scendi dalle stelle, o re del cielo. Sì, va bene. Ok, ciao. Per oggi? Grazie. Scopo di rendere la vita impossibile ai ragazzi, oh!
scuola che me l'ha raccontato dal nostro Enzo Linguetta. In quel tragico giorno di lunedì, Pucci Bruzzi si appresta ad entrare a scuola, suona la campanella. Entra prof di matematica, Pucci dà un ultimo disperato sguardo al libro per paura di essere interrogato. Il prof, avido di brutti voti, estrae un numero da interrogare, era il tuo, il 3. Ma con quel numero fece in capo tutto mezzo distrutto. 3 per 3, 9, 9 più 1, 10, 10 diviso 2, 5, 5 più 1, 6, 6, 6 diviso 2, 3 per 2, 6, 6 più 3, 9, 9 più 0,5, uguale a 9,5 più 0,5, 10 diviso 2, 5 più 4, 9 diviso 3, oh, 9 diviso 3, quanto fa? Era uscito il 3 un'altra volta dopo tutto questo numero carico. Pucci salì alla cattedra e non seppe rispondere alle domande del prof. E così prese un 2 politico. Adesso ha rinunciato al telefono azzurro, un piccolo spostamento nel senso nasale causato da un cazzotto del babbo. Ed ora passiamo alla linea Francesco, che è in compagnia di Max Pezzali degli 883. Sure.
In questa parte eseguiranno alcuni brani le classi seconde nelle sezioni A, C e D. Chiodini è desiderata l'uscita. Le classi seconde seguiranno. Maurizio, vieni da questa parte. Vieni di qua. Dirige il maestro alla porta. Thank you.
Imagine all the people
Siete pronte? Sì! E allora via! Ecco, Carmen
Quartaveglia Giuliano, Tosti Esther, Fampanelli Laura, Rossi Mirko, Vinti Andrea, Cipollette Elisa, che faranno un mix di rap. Thank you.
Agostini Nicola, Gargaglia Leonora, Boracci Guido e Riccardo Tommaso. Thank you.
Paoletti Claudia e Cerchi Azzurri. Questa è la storia di Cenerentola il Perugino, che adesso ve la rappresenteremo. C'era una volta una freghina che si chiamava Cenerentola. Thank you.
seconda della sezione E suoneranno la canzone Io Vagabondo tramite l'uso di pianole e metallofoni. Thank you.
fisarmonicisti, un fisarmonicista, suonerà Speranza per vivere, Si chiama Bergoni Paolo. Non mi sta dando la mano.
Le abbiamo posto a volte. Thank you.
piccolo omaggio qui alla professoressa Giovanna Tozzi per tutto l'impegno che ha profuso in questa situazione. In attesa di rivederci la prossima volta, casomai un pochino più tardi. Comunque il freddo non ne avete sentito. Allora, ci sono dei problemi per fare di diversi che si fanno? Sì? Thank you.